pochino più insieme, così recuperiamo tempo, se no poi dobbiamo sempre aspettare che arrivi alla fine. Allora, voi avete fatto questo girettino di corsa, chiaramente ognuno lo ha interpretato come sa fare, e adesso iniziamo a dire un po' di cose, no? Che sono le solite domande che a volte si fanno su come si corre. Ci sono degli aspetti fondamentali che sono due. Uno è la postura generale del corpo, no? Dice, ma io quando corro come devo tenere la mia postura? La postura deve essere una postura eretta, con lo sguardo che non è legato ai piedi, quindi lo sguardo deve essere indipendente da quello che facciamo, questa è la prima cosa, per un motivo molto semplice, perché nel momento in cui noi flettiamo il capo verso il basso, modifichiamo le nostre posture, perché si contraggono gli addominali, si molla tutta la catena dorsale e quindi si perde l'equilibrio tra muscolatura addominale e dorsale, che mantenendo una certa tonicità ci permette di stare perfettamente retti. Quindi la cosa importante, sguardo orizzontale, questa è la prima cosa. E guardate la postura, che può sembrare una banalità, è un fatto importante. Perché? Perché molte difficoltà a interpretare correttamente un gesto di corsa dipende dal fatto che il nostro assetto posturale non è quello adeguato. Quindi casomai noi cogliamo degli errori nei nostri ragazzi e cerchiamo di correggerli con delle esercitazioni analitiche, ma non andiamo all'origine. Quindi postura corretta, sguardo orizzontale ci permette già di mettere, no, tutto il nostro apparato locomotore nella migliore condizione per far esprimere ai ragazzi già un gesto di corsa abbastanza corretto. Ok? Questa è la prima cosa. L'altra cosa è come fondamentalmente noi nella corsa produciamo avanzamento attraverso il contatto del piede al suolo. Quindi l'altro aspetto su cui voglio focalizzare la vostra attenzione è quella di come l'arto inferiore si approccia per prendere contatto con il suolo, perché quello è importante. Qualcuno di voi rullava completamente, tallone a pianta punta, qualcun altro correva così, sugli avampiedi, qualcun altro correva di tutta pianta e via, c'erano tutte le posizioni, no? Fondamentalmente quando si corre, no? L'appoggio deve essere di metatarso all'ampiede. Che cosa significa? Significa che io devo poggiare il piede sul metatarso, devo poggiare qui e chiaramente il tallone deve essere indipendente dal suolo, nel senso che la caviglia deve poter flettere dorsalmente e rimbalzare, capite? Quindi già da quando si corricchia, anche se non si avverte tanto, queste sono le due cose importanti: approcciarsi bene con il contatto al suolo e mantenere lo sguardo orizzontale, d'accordo? Adesso vi faccio fare un altro giro e voi pensate semplicemente a queste cose qui, Poi il movimento delle braccia. Come? Il movimento delle braccia. Per il momento non ne parliamo, ecco. Quello che sta dicendo, chiedendo il vostro collega, amico, fondamentalmente l'errore che facciamo sempre tutti quanti noi, no? È che nel momento in cui ci approcciamo a insegnare un'abilità, no? Focalizziamo la nostra attenzione sul particolare, capite? Invece noi, ve ne accorgerete, lavoreremo in maniera globale e per approssimazioni successive, no? Nel senso che tratteremo delle cose che sono più determinanti, più importanti per avere un gesto efficace. Poi man mano che, come dire, il livello di abilità cresce, ci si deve concentrare su particolari, perché sennò corriamo il rischio di sbagliare, nel senso di dire, di concentrarci per esempio sulle braccia, non perché l'ha detto il vostro collega, e non riusciamo a capire che invece fondamentalmente nella corsa il momento importante che va fatto bene è il momento in cui io
io sto per arrivare al suolo e prendo contatto, cioè tutto quello che faccio quando il mio piede impatta col terreno. Ok? Posso chiedere un chiarimento? Proprio a proposito del modo di poggiare il piede. Ma quanto... ci arriviamo perché faremo tante cose. Ecco, no, mi chiedevo quanto influiscono fattori tipo l'età, la velocità con cui si corre. No. Allora, fondamentalmente c'è un problema di questo tipo, che noi stiamo insegnando a dei ragazzi. Quindi noi dobbiamo pensare che i ragazzi dobbiamo insegnare le cose corrette. E che chiaramente sono dei ragazzi che si allenano per ognuno ai propri livelli, capite? Per migliorare, per ottenere dei miglioramenti, cioè corro più velocemente, voglio correre più velocemente se faccio una gara di 100 metri, voglio ottenere la migliore prestazione se faccio una gara di mezzo fondo, per cui correre bene significa aumentare il rendimento meccanico della corsa e quindi aumentare il rendimento meccanico significa che se io mi alleno un certo numero di giorni per un certo numero di ore, quando corro faccio una certa prestazione. Se corro bene, aumento il mio rendimento meccanico, con lo stesso lavoro ottengo una prestazione migliore. Quindi correre bene è importante, sempre. Allora adesso fate questo giro,